Oggi giornata sulle piste day 2 e mi piace portarvi con me in queste attività che vanno oltre la sola palestra. So che molti di voi magari preferiscono i vecchi vlog, ricette, piatti, cosa mangio, come mi alleno, eccetera, però diciamo che sempre di più vorrei raccontarvi cosa faccio e a che cosa mi serve tutto il mio allenamento, comunque il motivo per cui mi alleno. Certo, mi alleno perché mi piace, mi fa stare bene, ma sempre di più sta diventando una sorta di preparazione atletica per essere funzionale alla vita, cioè ad esempio banalmente per portare le buste della spesa, cioè proprio delle cose più semplici, all'essere pronta ad affrontare qualunque sport o attività mi viene proposta. Ad esempio, la settimana scorsa eravamo a Prato da Jimmy e i suoi fratelli sono iscritti in una palestra di arrampicata e ci hanno proposto di andare ad arrampicare con loro, fare un ingresso, e noi abbiamo subito detto di sì, accettato, ed è stato bello perché nonostante ovviamente non avessimo la tecnica, però comunque avevamo l'atleticità per affrontare l'ora di arrampicata e divertirci. E lo stesso vale per lo sci e lo snowboard. Sicuramente la tecnica deve essere appresa, infatti abbiamo preso il maestro, anche Jimmy che è molto più bravo di me, cioè lui va sullo sci molto bene. Io ho iniziato a praticare, come vi dicevo, pochi anni fa, con 3 anni di stop, forse avevo detto 2, ma in realtà sono stati 3, causa Covid. Comunque però, a parte il gesto atletico o comunque la tecnica che si impara anche tramite la ripetizione, è proprio essere pronto ad affrontare 2 giorni così, gambe che reggono, corpo che regge le cadute e riesce in qualche modo ad adeguarsi e non rompersi, perché insomma anche quella è parte dell'allenamento, come venire incontro all'imprevedibilità. Quindi è questo che mi piace raccontarvi e che cerco di raccontarvi tramite questi video, non solo "hey, guardate, sono qui che scio, yuppie", yeah", ma mi piace proprio anche focalizzare l'attenzione su altro oltre la palestra. Quando sono arrivata qui ho ricevuto qualche messaggio del tipo "oh Silvia, mi piace", cioè di apprezzamento, del tipo "oh Silvia, che bello che parti, vai in vacanza e non sei stressata e preoccupata per saltare gli allenamenti". Cioè, questo è allenamento e muoversi, fare è allenamento. E sempre di più il mio allenamento in palestra è soltanto quella base che mi serve poi per potermi portare a casa determinati sport, determinate esperienze. Basta, adesso completiamo questa pista, ci tenevo a dirlo perché... C'è da andare a mangiare! Ci tenevo a dirlo perché so che tanti di voi apprezzano e ci saranno di nuovo tantissimi vlog, però anche in quei vlog temo ogni volta quando li faccio che passi il messaggio sbagliato, cioè che la mia vita è cibo sano, cibo che cucino a casa e allenamento in palestra, eccetera. Sicuramente è tanto perché è la mia routine giornaliera casalinga, però il vero sport, la vera attività, il vero fitness che cerco di voglio trasmettervi è questo. La variabilità, infatti quando mi dicono... C'è Jimmy che mi dice basta! Però quando mi dicono che sport fai, cosa fai? Io dico tutto e niente, cioè effettivamente sì, mi alleno in palestra però per tanto altro, e è questo che io voglio raccontarvi. Basta. Fallo partire questo dov'è? Fallo partire questo hashtag, non c'è solo questo. Non c'è solo? Non c'è solo questo. Non c'è solo Big Jim. Non c'è solo questo. Un c'è solo Big Jim. Vai, vatti a pigliare. Non lo so. Vatti a pigliare. Mezzo, mi stanno mandando gli accidenti. Vai. Vai, io sono in carica. Via. Siamo pronti. Ultima discesa, si va a pranzo. Video, ci troviamo a Andalo in montagna vicino Trento, vicino alla città dove io sono nata. Ci ho vissuto 15 giorni, poi vissuto, quindi non so,
proveniente di Trento, però sono nata a Trento. Comunque, che intro. Comunque, siamo qui questo weekend ospiti di Lidl, perché dovete sapere che Lidl ha una sezione viaggi e per il weekend di San Valentino ci hanno invitato a passare un weekend insieme qui in montagna. Abbiamo scelto l'Active Hotel Sas Day, che è un hotel proprio alla base degli impianti di risalita dell'impianto Paganella di Andalo, e infatti domani e sabato ci aspettano 2 giorni pieni di piste. Io finalmente, e anche Jimmy, torneremo sullo snow e Jimmy sullo sci dopo 2 anni, quindi sicuramente domani mattina maestro, e sono pronta a fare tanti capitomboli perché io mi sono appassionata allo snowboard proprio recentemente. In realtà 3-4 anni fa io e Jimmy abbiamo iniziato ad andare a sciare, o meglio io ho iniziato a seguire Jimmy che andava a sciare, e ho iniziato facendo sci. Sicuramente se mi seguite da tanto tempo avrete visto alcuni video in cui andavamo a sciare, andavo sugli sci eccetera, però per i 2 anni in cui l'ho fatto e seguivo loro, non ero proprio a mio agio, sentivo che c'era qualcosa che non andava, sentivo che non era il mio. Soprattutto ero un po' impedita, ma sì, sicuramente, cioè, anche perché non sentendolo mio, non mi sentivo a mio agio, mi sentivo goffa, eccetera, non riuscivo neanche a essere tranquilla. Infatti per me passare le giornate sulle piste, sugli sci, era difficile perché era una questione di sopravvivenza, cioè se io arrivavo a fine giornata senza essermi fatta male, ce l'ho fatta, e prima di partire mi facevo il segno della croce, speriamo che non mi faccio male. E per me farmi male, cioè proprio farmi male, rompermi una gamba, è la più grande paura che io abbia in assoluto. E fatto sta che 2 o 3 anni fa ho detto: senti, mi attira lo snowboard, ci provo. Ho fatto una prima lezione, tantissimi capitomboli, però ho incominciato a sentirlo mio. E dopo ho fatto qualche altra lezione con la sorella, la compagna del fratello di Jimmy. Però devo dire che quella settimana bianca che avevamo fatto, ora della fine, lentamente, ma io riuscivo a star dietro a tutti gli altri. Cosa che con gli sci non ero mai riuscita a fare, ma soprattutto mi sentivo tranquilla. Per quanto lo snowboard possa sembrare un po' poco sicuro, io stavo bene. Quindi... Ma infatti ognuno deve fare il suo, soprattutto deve fare quello che si sente suo. Quindi non vedo l'ora domani di riacquisire un pochino di capacità e ritornare a scendere. Nel frattempo vi faccio vedere la stanza. Come vi dicevo, siamo in un hotel chiamato Active. Ho parlato con la proprietaria di questo hotel, in realtà sono 3 donne. E praticamente loro hanno studiato e stanno strutturando questo hotel, che è sempre in crescita e sempre si modifica, per far sì che gli ospiti vivano un'esperienza Active a 360 gradi, cioè non solo venire qui a fare le attività fuori, perché d'inverno, ok, ci sono le piste, sci, snowboard, sci di fondo, come si chiama l'altro, ciaspolate, eccetera, ed estate, la natura, le foreste, eccetera, ma anche all'interno. Hanno tutto un ambiente con palestra, piscina, centro benessere, hanno questo lettino fluttuante, cioè praticamente quando ti ci metti ti sembra che stai galleggiando, ma in realtà non sei immerso in acqua, e ti mettono le cuffie, e dentro le cuffie senti dei suoni e delle voci che ti guidano in un percorso di mindfulness e meditazione. Quindi Active anche dal punto di vista di unione di corpo e mente. Cioè io quando me la raccontato lì mi dicevo top, cioè stupenda, fantastica. E quindi già dal nome era nostro. Adesso vi faccio vedere la stanza e soprattutto i regalini di Lidl che abbiamo trovato sul letto. A parte questa waffle maker stupenda con 3 piastre per fare i biscottini, le ciambelline e i waffle. Che bello, non vedo l'ora, anzi qui ne usciranno tantissime ricette, lo so già. E poi questa Lidl Surprise Box con un set di prodotti per San Valentino, perché come vi dicevo ci hanno invitato proprio per il weekend di San Valentino. Qui ho già visto che praticamente alcuni ingredienti per usare la waffle maker: cioccolata,
cioccolatini con i cuori. Ci hanno pensato proprio bene, anzi, vai, vi faccio vedere una chicca, che praticamente la nostra stanza è il settore beauty di Lidl, perché è tutta fornita con i prodotti di Sien, che tra parentesi, se non li avete mai provati, ve li consiglio assolutamente perché sono validissimi. Queste sono tutte maschere che proveremo, c'è anche un mascara, c'è di tutto, ragazzi, cioè devono portarmi il beauty e tutti i prodotti per il bagno in questa doccia. Pazzesca. La stanza è tutta in legno, che bella, ma soprattutto cabina armadio. Cioè, una cabina armadio, che bello! Stupendo. Noi adesso siamo pronti, non proprio, visto che sono in pigiama, dettagli. Per iniziare il nostro weekend, oggi andiamo al lago di Molveno e abbiamo visto il tramonto sul lago, bellissimo, veramente, veramente stupendo. C'è tantissima secca, è un periodo di ultra siccità, le mie mani sono bordeaux, dettagli. Guardate anche il parco qui, un orso gigante, che bello! È ancora tutto super natalizio, insieme ai quali San Valentino. Quanto è carino Teddy, con i Sì, calzetti polari. anche tu sei carino. Guarda, c'è un cuoricino, Jimmy, cuoricino. Scusa. Ma questa borsettina super fashion. Cose che adoro, gli antipasti con tutti tantissimi tipi di verdure. Tu sei in paradia. Paradiso, paradise. Io sono in un paradiso. Il mio outfit completo da snow, da sta roba. Sotto pantalone, quindi dei leggings ultra sottili termici. Pantaloncino con protezioni, ginocchiere, gomitiere, polsiere, non so se le metterò tutte. Pantaloni da montagna. Poi vabbè, calzini, io metto sotto un calzino di cashmere e lana e poi sopra un calzettone. Non so se riuscirò a mettere questo perché nello carpone, non so se mi stanno tutto. E poi invece per la parte di sopra metto top sportivo, questa canottiera di lana e cotone e questa maglietta collo alto, maniche lunghe termica, quelle che puzzano dopo 10 secondi. Collo, guanti e cappello per dopo sci, eccetera. E sopra il pile. Non penso che riuscirò a mettere il pile perché insomma è caldo comunque questi giorni. Sexy lady. Ah, mi fanno delle belle pesche. È tutto protezioni. E può scegliere fra quella rilassante, quella della calma, oppure qui saliamo di livello e andiamo sulle sessioni se vuole fare qualche prestazione sportiva o Sì. lavorativa. Ok. Altrimenti abbiamo le tecniche di respiro, anche qui c'è una voce guida che la Ok. porta
No, io rimarrei sulla mindfulness. Creatività. Sì, ti si addice. Sono tutte e due belle, però. Ti si addice. Oh, che bello. Ma se mi addormento? No, perché ho guidato. Ma allora, adesso io non dovrei. Adesso c'è una pedana rigida, che poi si appunto ci cadicerà. Quando termina, la pedana la fa, tornerà a galla. Okay, e dato che la sensazione di solito è proprio quella di pesantezza, vedrà che esce. Ok. Però in caso poi veniamo noi, lo creatività, abbiamo detto. Sì. Perfetto. Dobbiamo stimolare la creatività. God. Oh vai. Dai, basta, finito, vai. Giornata sempre, colazione salata. Più bella, io Gimio. No, io ho già dato. Cioè. Vestizione completata, sto morendo. Andiamo. We'll be right back.